Benvenuti amici di Lombardia Notizie Online. Oggi il nostro approfondimento è in diretta dal Salone del Mobile allestito nei padiglioni di Fiera Ro Milano. Tanta gente, lo avete visto, moltissimi i giornalisti presenti all'inaugurazione avvenuta alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e anche della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Tanta frenesia, tanta attenzione, tanta curiosità per un Made in Italy che non finisce mai di stupire. Sottolineiamo questo aspetto, grande successo. Si diceva poco fa, parlando con la Presidente del Salone, che le prenotazioni dei primi giorni sono aumentate del 30% rispetto anche alle edizioni più fortunate. È una grande vetrina nella quale riusciamo a mostrare l'eccellenza della nostra imprenditoria, riusciamo a realizzare delle opere d'arte che vengono messe al servizio del benessere, al servizio della miglior qualità della vita, pur essendo, ripeto, opere d'arte per la loro bellezza, per la loro qualità e anche per la loro fruibilità, perché parlavo prima con il dottor Gessi, per esempio mi mostrava questo rubinetto che a richiesta verbale può proporre vari tipi di acqua, gasata, non gasata, mediamente gasata, calda, caldissima. Sono qualcosa veramente di innovativo e che migliora la qualità della vita. In termini di sostenibilità, questo salone di fatto traduce la sua visione di Lombardia 2030. Questo salone, come anche i saloni passati, lo scorso anno aveva proprio come titolo quello della sostenibilità. Credo che ormai sia un argomento sul quale si è superato il discorso, si è iniziati ad entrare nell'operatività, sempre di più la sostenibilità è un elemento che deve essere preso in considerazione nella realizzazione di nuovi prodotti. Una grande storia di identità, di produzione d'eccellenza che diventa vetrina nel mondo non solo di quello che questi imprenditori sono capaci di fare, ma diventa vetrina nel mondo di Milano, della Lombardia e dell'Italia. E quindi questa è sempre un'occasione, e l'ha sottolineato anche il nostro Presidente del Consiglio, di raccontare che cos'è il Made in Italy. Penso che meglio del Salone del Mobile di Milano ci sono poche realtà che possono raccontare così bene il nostro Made in Italy. Una 61esima edizione straordinaria, dei numeri incredibili, una città di Milano completamente sold out. Abbiamo in Milano e nell'Interland 350.000 visitatori, di cui più di 200.000 provengono da tutte le parti del mondo, quindi un interesse veramente incredibile. Milano, ma non solo Milano, perché mi piace ricordare, da assessore al marketing e al turismo, che Milano raccoglie questo grande evento, ma questo grande evento è fatto dai tanti imprenditori che vengono dai nostri territori, quindi da tutte le città lombarde. Cioè, qui noi oggi abbiamo, diciamo così, quello che a me piace definire lo stile lombardo, quello che anche al nostro presidente Fontana, che ci tiene moltissimo, ribadire che tutte le province sono espressione di questa grande fiera che oggi è il Salone del Mobile. Lei partecipa al Salone del Mobile con delle creazioni relative all'acqua. Tanta innovazione a casa di tutti? Sicuramente, tanta innovazione a casa di tutte, nell'ambiente più importante, più privato dell'abitare, che è la stanza da bagno, un ambiente dove necessita di creazioni e collezioni che sappiano dare la giusta rigenerazione ed energia per affrontare le giornate. E dal Salone del Mobile è tutto, grazie per averci seguito, continuate a farlo sui nostri profili social e sul sito www.lombardianotizie.online. Alla prossima!